Benvenuti all'intervista, rubrica di John Bruschini, prodotta da Cultura Project, un'organizzazione internazionale per la condivisione dell'arte e della cultura. Oggi abbiamo il piacere di ospitare Sandro Ghiani, attore, sceneggiatore, regista teatrale, scrittore e non solo. Sandro è uno dei caratteristi che a partire dagli anni Ottanta abbiamo cominciato ad apprezzare, ad amare. Hai lavorato con attori di spessore quali Lino Banfi, Diego Abbatantuono, Adriano Celentano, Jerry Calà, Renato Pozzetto, Nino Manfredi, Paolo Villaggio e altri artisti. Ti abbiamo visto in Fracchia La belva umana, bellissima interpretazione, nel film di Carlo Verdone Un sacco bello, Spaghetti House con il grande maestro Nino Manfredi, cioè straordinario. Poi ci dici che emozione si prova a lavorare con personaggi di questo Passione d'amore di Ettore Scola. Ettore Scola. Sì, Passione d'amore di Ettore Scola. Già. Allora, no, ma io poi sono andato a vedere un po' in giro sui vari siti, eccetera, Sandro, no? Sì. Allora, come ho aperto Wikipedia, dico, no, Sandro Ghiani, 70 film, una filmografia, ho cominciato a vedere una lista interminabile che non finiva più, hai fatto tantissimo. Altrove se ne parlava di 80 film, perché nel frattempo insomma si aggiungevano. Insomma, non è importante il numero. Un po' la storia, volevamo sapere chi è Sandro Ghiani, perché Sandro Ghiani nasce in Sardegna, e più precisamente a Carbonia, quindi nel sud della Sardegna, anche se poi tutto questo accento sardo non ti è rimasto, insomma, poco. Ce l'hai Mi poco. Ricordo quando giravo con Carlo Vanzina, mi diceva non si sente l'accento sardo, manca l'accento. E questo ne so qualcosa, perché quando uno viaggia tanto, poi col tempo acquisisce un po' di qua, un po' di là, poi sì. Tu sei stato in Piemonte, sei stato a Roma, sei stato in giro, eccetera. Infatti. A un certo punto però della tua vita decidi di entrare in seminario, cioè ma che è successo? È successo questo, che quando avevo 13 anni è morto mio padre, io ero molto affezionato al babbo, e quindi ho detto che faccio adesso senza di lui, e sono andato alla ricerca di qualcosa che forse nemmeno io lo sapevo, ero già troppo piccolo, e quindi sono entrato in seminario invogliato dai preti, dice dai, socializzi, trovi dei bravi ragazzi qui e là, eccetera, eccetera. Mi hanno invogliato. E ho continuato gli studi, prima a Selargios, poi a Tortona in Piemonte, e lì ho smesso di studiare, proprio non, lo studio non era il mio forte, e specialmente latino e greco, era una frana. Comunque sono rimasto lì in santuario della Madonna della Guardia, e è arrivato un bravo prete, proprio bravo, mi ha aiutato molto. Prima facendomi fare degli spettacolini a livello oratoriale naturalmente, ma anche spettacoli, anche operette, e poi mi ha mandato in fabbrica alla Liebig, dove facevo i dadi, e dopo mi hanno chiamato per fare il militare. Io potevo anche non farlo. E mi diceva Don Pere, io te lo faccio fare perché è giusto che esci fuori, che vedi la gente, e quindi mi ha dato la Cecchignola a Roma, al Genio Pionieri, e anche lì c'era un bellissimo teatro. Mi ricordo che una domenica hanno fatto uno spettacolo con Banfi e Pippo Baudo, perché andavo in giro con questo spettacolino, e nello stesso teatro ho fatto altri spettacoli io. Sono entrato anche nel coro di questi militari e andavamo in giro. Quindi ce l'avevi già nel sangue, dai, da sì, quando sì, eri sì, in seminario. Sì. Poi quando mi ha detto, guarda, il Roma è la patria del cinema, e allora ho detto, guarda, faccio qualsiasi cosa dopo il militare, mi fermo qui. E quindi è stato un momento difficile dopo il militare, perché non avevo un posto per andare a dormire, non avevo i soldi. E poi dopo mi hanno presentato questo agente cinematografico, e mi ha detto, guarda, hai una bella faccia cinematografica, ma cosa hai fatto? Tu hai fatto qualcosa? Beh, ho fatto teatro, operette, eccetera, eccetera. Ah, e dove? Beh, in oratorio. Non dirlo a nessuno che se non lavorerai mai. Va bene, allora sono andato alle prime convocazioni, insomma mi chiamavano, allora non si facevano i provini, dicevano, ah,
Mi ricordo Corbucci, io mi ricordo Scola, bella faccia, si diceva questo, bella faccia cinematografica, non mi dicevano mai che. Poi erano talmente bravi loro che io funzionavo. E Proprio quindi da ho lì. fatto il mio primo film con Samperi, Stormtroopen, e poi sono arrivato Stormtroopen, Stormtroopen, e bellissimo. Di che anno stiamo poi parlando? Che non me... stiamo parlando del 76, Ah, bello. primo film. Stormtrooper del 76. E poi a ruota sono arrivati anche gli altri, Von Buttiglione, e poi un sacco bello con Verdone. Ciao, noi siamo un gruppo di ragazzi che stanno formando una comunità agricola vicino alla città della Pieve, cioè come alternativa all'inquinamento urbano, inteso non soltanto come scorie, eccetera. Sono 7 giorni che te stai a fare tutti i semafori, tutti i pizzi da Roma. Basta, no? Dove vado d'incontro? Ma a farla finita, no? Vabbè, comunque ciao, Vabbè, va, buona ciao, ti giornata. saluto. E poi ancora i film con Celentano, li ho fatti con Castellano e Pipolo, mi hanno sempre chiamato dopo. Il Ho fatto bisbetico domato, no? Mani Cos'è? di velluto, il bisbetico domato, Asso, Asso. Mia moglie una strega, con Pozzetto, insomma, mi hanno sempre chiamato. E anche Il vigile urbano con Banfi, che è una serie televisiva per Rai 1. E da lì è arrivato il successo praticamente, perché funzionava la mia faccia, ecco, una faccia cinematografica. E quindi mi chiamavano un po' tutti, Manfredi, ho lavorato con Sordi, poi ancora con Carlo Vanzina ne ho fatti tantissimi. Allora, tu hai raccontato l'altro giorno, mi hai raccontato un aneddoto straordinario che Sì. generalmente, dai, bisognerebbe ripeterla questa cosa. Il primo autografo. Ah, il primo autografo. Tu pensa che io l'altro ieri ti ho detto che sto scrivendo questo libro di aneddoti e ti ho parlato di questo, il primo autografo. Ti avevo detto anche il titolo, che è Diario di un caratterista. Ah, invece parlavo con mia moglie, ho detto, ma forse è meglio mettere il titolo di un aneddoto. Aneddoto. Allora, infatti avevo pensato al titolo, il primo autografo non si scorda mai. Questo è il titolo, Bellissimo. dovrebbe essere il titolo del film. Quindi ho fatto questi film e la gente mi fermava per strada, mi riconosceva, insomma, complimenti. E una mattina stavo in un bar con un regista, parlare di lavoro, arriva il cameriere e dice: guardi, l'ho riconosciuto dall'accento sardo, complimenti, veramente bravo, grazie, grazie. Finito di bere, e questo ritorna con un pezzettino di carta, una penna, dice: le dispiacerebbe farmi un autografo, signor Matteoli? Ora, Matteoli è un calciatore della Cagliari, che poi ha giocato anche con Quindi ti l'Inter, ha e io so confuso. Io somiglio molto a adesso non so se somiglio ancora, ci siamo invecchiati, ma allora Vabbè, ma magari Matteoli lo scambiavano per te in giro, eh. può darsi anche, e io però non sapevo il nome di Matteoli, allora gli ho chiesto: scusa, scommetto che conosci anche il mio nome. Sì, Gianfranco, io ho firmato Gianfranco Matteoli, questo è stato il mio primo autografo. Bellissimo, usurpazione di titolo. Straordinaria questa cosa, no? Immagino poi sia così. Vabbè, è successo una volta sola. Soltanto sì. Questo. Senti, ma sei stato parecchi anni in seminario, non è che sei stato un fuori. Fatto fino al militare. Parecchio, no? È rimasto Sì. qualcosa di questa vocazione? Cioè, che rapporto hai ancora con la spiritualità? Guarda, in seminario ho imparato molte cose, ma non le dico negative. Negative. Ho cominciato a dire le parolacce, ho cominciato no, il seminario preferisco dimenticare, non è stato un bel periodo, Ah, mannaggia. Ok. un po' perché ho sofferto molto per la morte di Di tuo Babbo, padre, sicuramente, questa e poi separazione. perché quando stavo fuori dal seminario, insomma, quando stavo ancora a casa, e per me i preti erano dei santi, erano, cioè, avevo un altro. Allora, ascolta, di tutti i film ai quali hai lavorato, no?
Ce n'è Sì. uno in particolare che ti ha segnato di più, nel quale ti ci sei ritrovato meglio, come Guarda, essendo un caratterista come personaggio, che fosse proprio cucito addosso a te, che ti è piaciuto di più interpretare? ce ne sono diversi, ce ne sono diversi. Però ecco, sicuramente Spaghetti House con Manfredi. Sai, lì, mentre gli altri film erano molto film molto leggeri, e forse anche per il carattere di Manfredi, insomma, Pignolo, eccetera, eccetera, questo film voleva tutte le cose precise, voleva il silenzio assoluto quando si girava, si creava un'atmosfera tale che tu nemmeno ti sentivi attore, no, tu entravi nel film, tu eri il film. Non recitavi al di fuori, poi dice: ma quando sono andata a vedermi, ma ho fatto tutto questo io, non mi rendevo conto. Io praticamente recitavo, ma per me era realtà. Vivevo quel momento come se fosse reale. Bello. E questo mi è rimasto impresso. Ma, e poi Beh, Manfredi, penso che io. avesse anche un carisma particolare Manfredi, no? Cioè, quindi lavorare. Era Sì. E poi ma esigente, molto, era un personaggio. molto, ma tu pensa, quando prima di cominciare il film, ha dato la sceneggiatura a tutti, a noi quattro, eravamo in quattro i protagonisti, Gullotta, io, Pernice e Nestor Garay. Allora, domani venite a casa mia, quindi siamo andati a casa sua, all'Aventino, a studiare la sceneggiatura. Tutte le battute, ma ore e ore a studiare la sceneggiatura. Questo prima di cominciare il film. Poi durante il film, beh, durante il film, vai, non, lui voleva certe sfumature e riusciva ad averle da tutti gli attori, ma era bravo lui, era bravo. Bello, straordinario. Poi tu mi raccontavi in un'occasione, no, che lui ti aiutò pure durante una Beh, parte. Insomma, sì, era è anche un una. maestro, un buon maestro, insomma, sicuramente Sì. eccellente. Allora, mi viene in mente questa cosa che te la dico. Quando siamo andati a casa sua, ci ha offerto il caffè, no? Lui a quel periodo faceva la pubblicità della Lavazza. Diceva: lo prendi il caffè? Oh, non è Lavazza, Allora, c'era una scena, era una delle prime scene poi, che io non riuscivo, dovevo fare una battuta, ironica, no? Adesso non me la ricordo bene, però mi pare che dice: te lo dico io, questo che sono più giovane. In genere si dice: e te lo dico io che sono più vecchio di te. Io dicevo: te lo dico io che sono più giovane di te, cioè, con ironia. Non ricordo la battuta, comunque mi ricordo che dovevo prima essere ironico e poi crollare e contemporaneamente piangere. Non ci riuscivo. Allora mi ha chiamato in camerino e ha detto: allora Sandro, raccontami un po' la tua storia. Da dove sei? Da dove vieni? Dalla Sardegna, Carbonia. Che è successo a Carbonia? Beh, quando avevo 13 anni è morto, insomma, racconta tutta la mia storia, poi il seminario, tutte queste cose qui. Quindi siamo tornati sul set, la macchina su di me, primo piano, dice: allora, lui dietro la macchina. Allora Sandro comincia, ciak, ta 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 ta. Adesso ti ricordi che hai lasciato la Sardegna? Ma è tuo padre che ti ha lasciato, e poi sei andato via da casa. Ma hai sentito la nostalgia? Quanta nostalgia? È cominciato a piangere. Buona la prima. Bellissimo, ecco. Vabbè, allora un ambianco. Domenico, bisogna anche capirlo a Salvatore. E una volta capisco Salvatore, un'altra volta capisco a te, un'altra Biagio, sto È sempre a capire. naturale, eh? Ma a me che mi capisce?
Che c'entra? Se cedi tu, perdiamo tutte le speranze. A me non mi fregate più. Basta, è finita. Domenico, io sono molto più giovane di te. Accetta questo consiglio. Senti. Io... Non devi mollare. A me me lo dici. E me ne vado, va. Certo che con voi sei via l'avvilimento. Ecco, ecco, più facile così. So, Adriano Celentano. Personaggio di una bravura incredibile. Non so... un po' complesso pure come personaggio, credo, a livello di cinema. Non so quanto poi possa essere avvicinabile, facile lavorare con lui, però in un'occasione tu hai raccontato che aveva la sua roulotte personale, però poi alla fine gli piaceva fare e cambiarsi insieme agli altri attori, vero? Sì, mi ricordo che il produttore lo chiamava e dice: ma Adriano, guarda che c'è la roulotte là, ma io voglio stare con i miei compagni, voglio stare qui. Okay. Questo diceva. Carino. Paolo Villaggio, una persona di un'intelligenza mostruosa, al di là dei personaggi che interpretava, no? Ma era una persona veramente intellettuale, bellissimo, sensibile. Com'era sul set lavorare con lui? Devo dire che era molto molto gentile con tutti, sempre disponibile, almeno con gli attori, poi non so, disponibile. E poi mi ricordo questa cosa, che durante le prime scene, perché poi ti devo raccontare anche di De Simone, come nasce De Simone. Ah, sì, durante, sì, le prime scene, durante le prime scene, questa gag con Lino Banfi, cioè, oh, bravo Sandro, complimenti. Allora vado al regista, da Neri Parenti, dice: senti, Sandro è uno dei nostri, va bene, i prossimi film li voglio fare con Sandro. Questo, vabbè, poi non ne ho fatti più con lui, però mi ricordo questa cosa. A un certo punto ti viene questo nome, De Simone. Cioè, ti viene De Simone, De Simone il film ha avuto successo, ma nella sceneggiatura De Simone non c'era. Però nei riparenti dice: Sandro, a me piace la tua faccia, io ti voglio in questo film. Ti dispiace venire ogni giorno sul set, vediamo, ci inventiamo qualcosa ogni tanto. E così abbiamo fatto. Praticamente sono diventato protagonista insieme a Banfi. Facciamo coppia fissa. E ha avuto successo. Ecco, così nasce De Simone. Bellissimo, che poi De Simone era... L'aiuto di Banfi, che lui era il commissario. Quindi è stato un po'... una cosa un po' ironica, cioè è stato fatto, non so, proprio per, certo, per prenderlo un po' in giro, insomma, per prenderlo in giro, amichevole, ma... bello, carino, certo, ma ti dico anche un'altra cosa che pochi sanno. De Simone era l'agente di Lino Banfi, anche di Pippo Franco, di molti altri, quindi anche per prendere in giro, sì, lui, insomma, è stata una cosa fatta così, però appositamente, beh, carino, dai, carino. Non ci sono dubbi, è la belva. Ne ero convintissimo. Chiaro De Simone, questa volta ci avevo visto molto chiaro. E di chi sono questi? No. Rondo, qui a Auricchio. Non posso parlare forte, mi dovete mandare subito due macchine in largo, punghiere numero 2, passo. Attenda, prego. Com'è Lino Banfi? Io ogni tanto lo vedevo lì alla Balduina, prendersi il caffè, eccetera, lì al bar, sempre con una certa classe, veramente un signore, no? Così. Grande, generoso. Generoso, buono, ma poi mi piace perché è attaccato alla famiglia, e ogni giorno che si sentono col telefonino, lui, poi la moglie, i figli, c'è questo via vai di telefonate, è molto attaccato alla famiglia, questo è molto bello. E lui è carino, può darsi che viene a trovarmi, perché mi ha detto: Sandro, a settembre forse, se sei libero, io vengo a trovarti, perché tanto lo diciamo. L'importante è che mi fai trovare i ricci di mare. Ah. E lui ama i ricci di mare. Ah, beh, da buon pugliese. E poi quando abbiamo girato, con lui ho girato diversi film. Quest'ultimo, il commissario Zagaria, sì, ma voluto lui per rifare la coppia commissario e De Simone, ecco. Poi va bene, poi è andato male, l'ha fatto uscire a settembre senza pubblicità, ha fatto pochissimo, ma doveva essere una serie televisiva che andava, cioè avevamo programmato per 4 anni, cioè 6 puntate ogni anno. Comunque, Sandro Ghiani, cinema, teatro, televisione, radio. Radio.
insomma, poi sceneggiature, hai scritto tante sceneggiature. No, non tante, non tante, però ho scritto. Anche su L'angelo della porta accanto, sono quattro episodi particolari. Poi. Il primo episodio è diventato una sceneggiatura. Non sono riuscito ancora a fare il film, però ormai forse non ci credo più, ecco. Televisione, il cinema, insomma, io mi ricordo cinema, terza il, C, cinema, poi non so. Il cinema è morto, la televisione quel che è, insomma, la televisione non ti dà molti spazi. C'è una continua evoluzione, no? Cioè, vabbè, cinema, radio, televisione, insomma, c'è un'evoluzione continua, adesso è internet. Sandro, ma è rimasto qualcosa della Sardegna, cioè dentro di te? Perché poi alla fine ti sei trasferito qua, cioè non è sei venuto a fare il militare e dici poi torno in Sardegna. Adesso Sandro... No, perché sono andato via dalla Sardegna, quindi non mi trovavo bene. Beh sì, quando è morto babbo io sono andato via, sono andato in seminario e via, lontano, per raggiungere che cosa, non lo so, ma dovevo andare via. Un cambiamento radicale nella tua vita. Allora, Sandro papà, Sandro marito, e Sandro ha anche un'altra passione straordinaria, che è quella dei libri, perché insomma, che io sappia, almeno due... Uno pubblicato, un altro nel cassetto. Pubblicato, no? Uno sta nel cassetto e l'altro lo stiamo scrivendo. Possiamo parlarne? Cioè, vogliamo dire titolo, editore, così lo pubblicizziamo, lo facciamo conoscere. Primo libro. Allora, L'angelo della porta accanto ormai non è più disponibile. L'angelo della porta accanto, Sandro Ghiani, Susanna Trossero, prefazione di Massimo D'Apporto, graf.it edizioni, Perugia 2009. Perugia, sì. Prossimamente magari sarà di nuovo disponibile, magari negli store online, no? Poi vediamo. Speriamo, come fa. Sì, certo, ci proviamo. E mentre Pane e Zucchero? L'ho mandato agli editori, adesso vediamo cosa mi rispondono e poi vediamo. Pane e Zucchero, essere... poi, cosa sarebbe? Una biografia? Non volevo dirlo, però vabbè, è una sì, un po' romanzata, va bene, facciamo così. Bellissimo, l'aspettiamo veramente con piacere. E mentre il libro di cui parlavi prima, cioè di questi aneddoti, sì, il titolo che hai scelto. Il titolo, ho pensato, il primo autografo non si scorda mai, che poi l'aneddoto che ti ho raccontato. Il primo autografo non si scorda mai, cioè, bellissimo, sì. Dai, bello, bellino, straordinario. Che è questo, che è Gianfranco Matteoli. Ecco, senti, l'ultima cosa che ti voglio chiedere, e poi avremo modo di vederci in altre occasioni, con altre puntate, ma questa tua nuova passione, no? L'agricoltura, questa passione per il biologico, eccetera. Vuoi parlare? La vuoi pubblicizzare? Ne vogliamo parlare? Sì, questa è una casa vacanze, ho 6 ettari di terra, ho 300 piante di olive, 60 piante di frutta, poi ho la frutta secca, le nocchie, cioè nocciole, noci, mandorle, c'è un po' di tutto. Affitto d'estate. In genere vengono gli stranieri e mi piace questo lavoro perché fai amicizia con persone che parlano un'altra lingua, vengono da New York, vengono dalla Francia, vengono dalla Germania. Poi mi piace coltivare, visto che al cinema non spunta mai niente, sta morendo, almeno io faccio crescere qualcosa nell'orto, ecco, questo cresce qualcosa, vuol dire che sono ancora vivo, ecco. Allora, Casa Vacanze, dove si trova, come si chiama, il sito internet? Casa Vacanze si trova a Bracciano, e, si chiama, sì, sta anche su internet, si chiama Casa Sandro. Casa Sandro. Bracciano, che ti posso dire ancora? Un sito internet? Sì, info@casarosellina.com. Perfetto, così magari chi vuole può venire a trovarti direttamente. Sì, perché e assaggiare prima... queste prelibatezze, queste cose naturali che... Allora, non ci sarà il caffè lavazza. Tutto biologico, dal vino ai frutti, all'olio, tutto biologico. Raccogliamo ancora le olive a mano, è così.
come si faceva una volta. Coadiuvato dalla moglie, che è questa straordinaria coppia. Grande aiuto. Bellissimo. Bene, noi ti ringraziamo, Sandro. A te, grazie a te. Avremo modo di incontrarci altre volte. Ringraziamo tutti per averci seguiti e vi rimandiamo alla prossima settimana. Grazie a tutti. Bene. E arrivederci. Grazie. Ciao, Sandro. Arrivederci. Ciao, ciao, ciao.